sono progetti capitali, nel senso che sono sotto tutti i punti di vista. Uno è il massimo della retorica del regime, perché è per la formazione delle nuove generazioni, le prime generazioni nate fasciste e cresciute fasciste. Due, perché questa è la prima ONB, Opera Nazionale Balilla, che viene fatta a Roma, che è la capitale, quindi per la sua natura deve diventare il paradigma, deve diventare il modello, il prototipo delle opere nazionali Balilla di tutta Italia. Terzo, chiamare un architetto così giovane a realizzare, un architetto appunto non ancora trentenne e che al momento del progetto è talmente giovane che non ha nemmeno la tessera del Partito Nazionale Fascista, che è un po' una pizzeria, però lui la prende solo nel 34, che non perché non lo fosse naturalmente, però era proprio giovane. Gli angoli sono scavati, come farà anche De Renzi e gli altri architetti, però vedete che tutto qui suggerisce la leggerezza della struttura, che è anche paradossale perché ha questa, diciamo, questa facciata piena, quindi come fosse appunto una torre del podestà di tanti paesi medievali o del nord Italia, e però se andiamo subito di lato è scavata, è leggera.